Ciao Gossip News, alla prossima con tanti gossip, farò la vostra inviata. Raja, dalla casa del GF11 alla mondanità, il passo è breve. In allegria insieme agli altri compagni di reality è a proprio agio e fa molto la diva. Sorride, parla, si lascia fotografare che è una meraviglia, da sola e con gli altri. Solare e bella, più bella che da inquilina. Ciao Raja, come stai? Bene, bene, bene. C'ho questa bellissima festa, molto divertente, mi sto divertendo da morire stasera. E tu sei in splendida forma. Dici? Sono ancora un po' ancora post casa Grande Fratello, quindi in forma non ancora, però... E la casa, che hai preso qualche chilo? Purtroppo sì. Quanti? Giato, 2 chili. Vabbè, no, va bene, dai, si perdono. Adesso ricominciamo con lo sport, visto che io sono sempre in movimento e si perdono molto facilmente. Un'esperienza positiva, tutto sommato, quella del Big Brother, soprattutto per il dopo, ma dentro le mura di Cinecittà non tutti le sono entrati nel cuore. Pollice alzato soprattutto per... Andrea, un bellissimo ricordo di lui perché è un ragazzo molto intelligente, e anche con Gwendalina, che è tanto criticata, però è una mamma dolcissima perché l'ho conosciuta anche al di fuori della casa, e con loro due fondamentalmente. Anche Davide è un ragazzo che ha dato tantissimo, è cresciuto tanto nella casa e lo apprezzo tanto. Raja non si nasconde, c'è chi proprio non ha sopportato. Emanuele, perché purtroppo non abbiamo niente in sintonia, e poi è un maschilista, gli ho detto più di una volta, e io quando si mi toccano le donne non ci vedo più, purtroppo è così.